E no, io direi di fare un pezzo musicale, anche perché abbiamo dei ragazzi che devono andare via domani mattina, prendono l'aereo. E quindi Anna Maria Nucera, veramente molto brava, l'avevamo sentita prima, con Cosimo. Come può fare la gente dove vai poi? Ci faranno un duetto. Cosa ci cantate? A me cambia il mondo. Dopo il buffet l'ha già capito. Dove andava io? Ah no? No, era l'anno scorso. Quest'anno quando venero le 10 le piante che io ancora ne avevano la distinzione, 05. Prova, prova. Prova. Molto bravi, veramente bravi, giovani ma bravi. E allora, segnalazione di merito per la poesia in lingua italiana prima del buffet, e Giovanna Malara con Vita per vita, Alessia Moschella con Non ho bisogno di te, Cristina Battaglia con Domenica, Giuseppina Caracoglia, Mio padre, Giuseppe Pennella, Sogno d'un'estate, Francesca Amodeo Figli, Franco Cornelio con Papa Francesco, Margherita Scaramuzzino Pioggia Santa, Ornella Zurzolo con La Rosa. Allora noi facciamo un intermezzo e poi continuiamo con le segnalazioni di merito. Ho il tuo viso che è splendido nell'ombra barile, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro
già sperduto nella mia mano, dove prima tu brillavi, è diventato un pugno chiuso, sai. Cattivo come adesso, io non sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezzo almeno, fino a un pugno chiuso, una carezza. Nascerà, na, 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 insieme a me, na, 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 na. E stringerò il cuscino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre, già pensando a un altro uomo, mi sento già perduto nella mia mano, dove prima tu brillavi, è diventata un pugno chiuso, sai. Cattiva come adesso, non so stata mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e da un pugno chiuso una carezza nascerà. Na, 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 na. Grazie a te. Grazie. Ne facciamo un'altra? Ne facciamo un'altra, dai. Le è piaciuta? Questa volta però voglio che il pubblico partecipi un po' di più, anche perché è una canzone che si presta bene. La 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 la. A me. Che male. Piccadilli, Piccadilli, si dice panza china fa cantare, non camicia nuova. In questo caso. Andiamo, andiamo. Facciamo questa e poi. Dai. Non so se si è notato, ma anch'io mi sono intromesso a un certo punto. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone. Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne. Cantava Air e Ticket to Ride di Genoa e Amsterdam. Cantava Viva la libertà. La sua chitarra con le mani si regalò, fu richiamato in America. Stop! Con i Rolling Stones. Stop! Con i Beatles. Ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop! Coi Rolling Stones, stop! Coi Beatles, stop! Effetto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Ta 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 ta
grazie. Bravi. Un altro brano? Un altro brano? Basta. Un altro? Mi è piaciuta, oh. Ti è piaciuta, ti è piaciuta. Ora mi sento meglio certo. Era un po' con questa è una canzone molto bella. Vinicio Capossella. È stata fatta, sì, prima da Celentano e poi è stata un po' rivista da un altro artista un po' più giovane, ma sempre bravo. E sicuramente la conoscerete. La cantiamo insieme, perché no? Dai. Un artista molto eccentrico, Vinicio Capossella. Io ho avuto il piacere di intervistarlo qualche tempo fa in una radio. Bravo. Se spento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore mi vuoi. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, forse l'estate è finita, t'amo ancora. Se spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuor mi vuoi. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Amare l'altra non potrò. Amare l'altra non potrò. Non potrò. Grazie. Bravi. Grazie, grazie per l'ospitalità. Grazie. Molto bravi, grazie. I Piccadilli. E allora, noi riprendiamo con il nostro premio letterario. Un'altra canzone? Con il grande Enzo Megali alla chitarra. Allora, dedico questa canzone a tutti gli amici presenti, a Pino, a Rosetta, a Davide, a papà, e ad Antonio e a tutte quelle persone che non ci sono più. Buonasera vi dico a voi Madonna la gloriosa di Santa Maria. Thank you.
sana. Velocizzare un po' perché si è perso un'ora di tempo, intanto perché ci sono state persone che sono arrivate anche in ritardo, dovevamo aspettare, e poi gli interventi vari che ci sono stati, quindi abbiamo perso almeno un'ora di tempo. Io direi di passare ai due premi alla carriera. Due premi alla carriera a Daniela Ferraro e Rocco Criseo. Cominciamo con Daniela Ferraro per la poesia in lingua italiana, se mi dai questo, e l'addio di Pierrot. Ecco, ecco, sempre benvenuta questa manifestazione. L'addio di Pierrot. Su questo mare stupefatto d'azzurro, pienamente dimentico dell'urlo dei gabbiani, la mia anima posò ora sonnolenta nel caldo abbraccio di un tepore di luna. E strana è l'allegria di un passato che sfoglia dentro la luce d'orma e fiamma remota, assumendo i colori di un sereno tramonto. E la matassa della vita che si riavvolge, portando con sé immagini, suoni, sensazioni di un trascorso che sembra non appartenermi più. Nell'alto silenzio delle cose, piano cancellano anche i tuoi occhi, come il brusio di parole mai dette. Io e te, osservatori trasparenti dei lenti colori di un amore indolente. Io e te, due cuori che morivano assieme, della stessa malinconia ad un fiume svuotato che finge egualmente la corsa a valle tra gli immobili paesaggi dell'anima. Muore l'amore tra prosciugate esistenze cui più non arride lo scroscio di una nuova turgida alba. Che cosa farai tu ancora di questa tua misera sussistenza? Continuerai ad oscurare i tuoi occhi dentro i soliti, dimessi panni giornalieri? O una mattina, svegliandoti, troverai il coraggio di fare forza al sole, strappando il sipario della comune insipienza? Ogni decadenza reca sempre in sé le inquiete tenebre di un'ardente rinascita. Per me, altra notte incalza, e un'allegria di morte mi rende gelidi la fronte e i polsi. Ma svestirò ugualmente i miei panni,
lieto di non essere più in mezzo agli altri, niente altro che un sorriso che piange. Grazie. Andrebbe letto ad un uomo, comunque mi sono immedesimata. Grazie, grazie, sono contentissima di essere qua per la quarta o quinta volta del tutto. E quindi perché c'era, mi hanno detto, remo la carriera, ecco qua. Io ringrazio tantissimo, Franchevoli, e tutto quanto, no, sì, il lavoro che porto avanti da anni. In genere partecipo a premi fuori zona. Comunque tra i pochi della zona, è molto bello, è senz'altro sempre considerato uno dei premi veramente più validi, con una giuria veramente valida, e sono stata sempre, anche quest'anno, voluta essere presente. Ringrazio Franchevoli e tutto lo staff, ringrazio tutti e il bellissimo pubblico. Buonasera a tutti. Allora, l'altro premio alla carriera Rocco Crisseo per la poesia Pentidattolo, sezione Invernacolo. Grazie, buonasera a tutti. Beh, no, ce l'ho, grazie. Prima di recitare la poesia, un doveroso ringraziamento alla professoressa Evoli. Devo guagliare, dice il... L'architetto Cutrupi dice, deve guagliare. E allora leggiamo la poesia. E sono emozionato a leggere questa poesia perché parla di Pentedattilo. E recitarla proprio qua, in Montebello Ionico, è motivo di... Sì. Infatti nella mia poesia c'è la strage degli Alberti pure. Pentedattilo. Pentidattelu, se tu, borgo nostrano, sta arrampicato su tano portuni a forme cinquirte da mano, culito casi a pico pescaroni. Se mai stuso tu, presepio antico, mirato in la traspunta dei lumari, baciato di lusuria ad ogni spico, con la tua mano un cielo può toccare. A notte la tua rocca cangia aspetto, ti tinge luna come un pittore, cala sua ombra senza mai rigetto, è longa e poi incurtisci tua figura. T'inverno, quando si rasa il sovento, si leva pa montagna non lo lato, su patimi di luri e di spavento dello Marchese Alberti. Straziato. Tra le rovine del vecchio castello si sente il pianto di tanti innocenti, mazzati tutti a colpa di cutello per raggio e gelosia di non potenti. Ti specchi ora chino di colori sotto a un cielo azzurro celestino, all'alto rissomiglia un creatore che dorme spensierato a sonno chino. Godono l'occhio di lo foresteri, vedendo a tia la riba di lumari. Dallo tuo borgo tutto quanto meri, le tue bellezze lo fanno cantare. Diam fra la mano tua e rocca lucente, e gli apri generosa lo tuo manto, se ne arricchizza per tutta la tua gente, di chi sta terra greca si lo vanto. Grazie. Grazie. Purtroppo si ritrova a premiarlo l'architetto Corrupi. Sì, lo devo accettare. Me lo ritrovo sempre in ogni premiazione. Ormai è diventato il mio tutor, quindi architetto, grazie. È un piacere premiarti, Rocco. Grazie. Baciato.
Grazie ai premi alla carriera. E allora, segnalazione di merito per la poesia in lingua italiana a Giovanna Malara con Vita per vita. Ben trovata a Montebello, benvenuta. Ha con lei la poesia? Ah, perfetto. Ce la legge? Ve la leggo. Innanzitutto, buonasera, per me è la prima volta che sono qui e ringrazio soprattutto il signor Giuseppe Caruso che mi ha dato la possibilità di realizzare un qualcosa a cui ho sempre sognato e che purtroppo ho messo nel cassetto per problemi miei personali. È stata scelta questa poesia, l'ho inviata e ci tengo tantissimo perché è dedicata soprattutto a uno dei miei figli che mi ha dato la voglia di ricominciare dove io avevo quasi dimenticato. Si intitola Vita per vita. In un tempo in cui non desideravo più tempo, mi ritrovai tra le braccia a cullare la tua vita. Prepotente lo sguardo su di me, ti strinsi forte a petto, trafugando nuovi battiti, placidi respiri, da ogni dove teneri sorrisi. Goccia a goccia germoglia il mio secco seme, forte quell'esistenza aggrappata alla mia, decisi gli artigli sul cuore. Si sveglia il mio volere a cercar tempo, a voler tempo, per darti il mio tempo. Adesso cadono le mie foglie, ma l'albero ha forte radici, bagnate ancora da quell'antico nuovo amore. E ancora cerco tempo, voglio tempo, per darti ciò che mi rimane, il mio poco tempo. Molto bella la poesia, grazie di essere venuta. Abbiamo un piccolo pensiero per lei, il nostro premio alla pergamena, medaglia e premio. Lo faccio vedere agli amici che ci seguono su Merito TV, canale 817 del digitale terrestre. Ciao amici! Noi continuiamo e ricordiamo gli altri premiati nella segnalazione di merito per la poesia in lingua italiana. Alessia Moschella, Non ho bisogno di te. È presente. Ragazzina, anche lei proviene dalla scuola, famosa scuola familiari alunna della professoressa Evoli. Le mie alunne dovevano partecipare di più, poi alla fine sono andate in Inghilterra, ci sono state altre situazioni, però Alessia ha mantenuto e dall'inizio dell'anno che mi diceva che voleva partecipare, ha partecipato e si è cimentata con questi grandi. E una ragazzina ancora minorenne ha dovuto avere l'autorizzazione dei genitori per partecipare. Prego. Brava. Stringimi forte al tuo petto, voglio sentirmi al sicuro. Ho i mostri sotto al letto e le ferite sanguinanti. Vorrei che non mi lasciassi e che il cielo non si facesse cupo, ma le tempeste arrivano ed io non so respingerle. Non posso trattenerti, l'oblio è il mio, pieno zeppo dei miei mostri, carico delle mie ferite aperte. Ti chiedo semplicemente di incoraggiarmi, di darmi la forza per affrontare il mondo anche solo da lontano. Brava, promette bene, promette bene. Questa ragazza infatti è molto brava, è bravissima in italiano, quindi può anche cominciare a scrivere qualcosa. Anche per lei questa segnalazione, questa medaglietta che raffigura anche un palazzo del Settecento di Montebello. Ok, grazie, ciao bella. Bacio. Cristina Battaglia, Domenica. Se non c'è. Cristina! Brava. Che piacere averti qua! Cristina, tra l'altro, è di Montebello. Lo so, ma anche tu sei di Montebello, visto che tuo papà è di Montebello. Non lo diciamo a nessuno, siamo anche cugini. Tu non lo sai, però con tuo papà siamo cugini. Cosa ci leggi? Domenica? Domenica, nonna affezionata, dolce spirito dell'Aspromonte. Io vedo.
vedo le tue rubiconde guance tingersi come le gote delle rocche arse dal sole. Ammiro la glaucopide vista fondersi con l'ameno al di là delle cinque dita di pietra. Abbraccio la tua minuta statura e con te le diroccate case mozzate dalla rovina del tempo. Passeggio ancora con l'odore dei gelsomini raccolti nella tua primavera e la docile indole addolcisce le aspre vie nerpicanti. In bocca ho gli accoglienti e semplici sapori e nelle orecchie la tua primigenia cadenza. Sei una mite creatura, ingranata nel ritmo del creato. Restituisci la genuinità della tua incessante fede viva. Domenica, sei della tenerezza la risurrezione. Molto brava anche questa ragazza. Abbiamo avuto due ragazze tra i partecipanti e anche a lei questo ricordo anche di Montebello, oltre alla pergamena, questa medaglia che è, diciamo, effigiato anche un palazzo qui vicino, tra l'altro, è un simbolo di Montebello. Grazie, ciao. Brava, brava, brava. Un applauso forte, Cristina, Cristina, brava. Giuseppina Caracoglia, mio padre. È veterana Cristina, è la nostra veterana. La legge Matteo. Matteo, ti sei nascosto tutta la serata. Welcome to Montebello. Sì, mi sono un po' messo così dietro perché è bello anche guardare un po' in penombra. Abbiamo questi fari che ci illuminano, però a volte anche ci accecano. A mio padre, io che credo in Dio, agli angeli e ai santi, all'anima e allo spirito, chiedo a te aiuto e coraggio. A te che il ricordo del tuo amore riesce a illuminare momenti della mia vita e a riempire attimi delle mie giornate. Padre, che oggi sei spirito, sento il bisogno di te più di quanto eri carne. Conforto dai ancora alle mie angosce, quando la mia mano di carne si unisce alla tua di spirito, nell'intesa di dolce preghiera. Pina Zampaglione. Giuseppe Pennella, Sogni di un'estate. Francesca Amodeo, Figli. Ricordiamo sempre che queste sono le segnalazioni di merito per la poesia in lingua italiana. Benvenuta. Buonasera. Prima di recitare la poesia, un ringraziamento profondo e sincero alla Presidente, professoressa Evoli, e a tutto lo staff dell'Associazione Nicolaos Arginopoulos. Figli, ciao figli miei, sono qua, non vi perdete nell'oscurità. Ciao figli miei, guardate avanti in strade solitarie. Ciao figli miei, amate per un mondo migliore. Grazie. Franco Cornelio, Papa Francesco. Non è presente, credo. Margherita Scaramuzzino, Pioggia Santa. Segnalazioni di merito per la poesia in lingua italiana. Margherita Scaramuzzino. Benvenuta. Pioggia santa, da tempo la natura invoca e spera, scende da vita la terra, sporca, arida e stanca, essa che non germoglia, danza, canta, la gloria dei campi e giovani erranti che vagano nel buio,
tornate, arate, gettate i miei semi, toccatemi con le vostre mani, risplendete come luce del mattino. Forse sarà la rosa, il grano, il papavero, l'ulivo o il melograno ad onorarvi il cuore della casa per l'amore e per il pane che ci doni tra le mani. E alla fatica umana la natura canta, danza, scende la pioggia santa. È dello nostro stesso comune. Ornella Zurzolo con La Rosa. Non sono presenti. Bene, noi possiamo passare alle premiazioni. Sì, possiamo passare alle premiazioni liriche in vernacolo con primo premiato Domenico Fabiano Mani. Hai visto? Il poeta tesse una lode alle mani che sono preziose e possono anche salvarci la vita, come quelle dei medici, mentre bisogna prestare attenzione a quelle di alcuni politici che si arraffano mazzetti senza scorno latri e speculatori. Ta saluti, mbrogliano, cielo e terra, notte e giorno. Il mondo è un intreccio di tanti mani che sempre operano qualcosa. Bello, interessante. Grazie, un saluto a tutti voi, un grazie a chi ha organizzato questa splendida serata. Mani, stanotte mi insonnai in un malo sonno, cacatti proprio ad intano cafuni, e non trovava strada per motorno, aiuto si cercava a tante persone. Tenta davvero con tutte le forze, e riesci mi posso incorcicare. Pregava a Dio, a Madonna e ai porsi, e che sto cuore lo sentia mancare. Da che lo scrofitto della notte una mano compariva, tese una voce e un rumore, 4-5 botti, una lampadina si mise a luce. Afferrate di mia, tenete forti, che questa mano ti pote salvare, ti libera dei mali e della morte, un aiuto grande io ti posso dare. Quanto male salvaro tanta gente da povertà, bisogni e di dolori. E tu, che sa porgisti a lui pezzenti, se dimostraste lo più grande amore. Quanto male ci sono in tal mondo che sono pronti e fanno sempre guerra, specie a oggi che toccammo a fondo, che non si sente atto in questa terra. Quanto male dei medici ogni giorno ti donano la vita, una speranza, e poi contatti che andavamo intorno regalano bontà senza velanza. Quanto mai i politici venduti s'afferrano mazzetti senza scorno, ladri e speculatori in ta salute imbrogliano cielo e terra, notte e giorno. Mani che pote fanno una carizza, atti imbrattati di sangue, di sudura, mano verso cielo, cocciuno addrizza, gli trova pace che non vide l'ora. Ed io, con queste mani e questa pinna, mi domando per chi, gioia e dolore. Pensa a mia mamma, mi cantava la ninna e con le mani sue mi dava amore. Grazie. Domenico Fabiano, Mani, molto bella, premia Tiziana Biondi. Bravo Mimmo. Facciamolo vedere per bene agli amici della televisione, un attimo impallati con la telecamera. Fermiamoci un attimo. Naturalmente ricordiamo che i primi classificati ricevono anche un premio in denaro, quindi per incentivare i futuri poeti, scrittori, narratori a cimentarsi. Alcune volte magari non si sa di essere bravi in questo segmento, però basta cimentarsi e non si sa mai. Dicono sempre gli altri se uno è bravo o meno, voglio dire, chi giudica riesce a dare il messaggio. Va soprattutto per i giovani che magari sono dei bravissimi a scambiarsi dei messaggi, magari ci sono anche dei poemi nei messaggi che però finiscono in un istante, mentre verba volant scripta manet, quindi scriviamoli,
e tramandiamola ai posteri. E noi a riguardo di questo, sulla Ionica abbiamo un'associazione che conta 25 poeti e ci stiamo muovendo specialmente in questo campo, perché stiamo andando nelle scuole di ogni ordine e grado, da Reggio fino a Caulonia, a cercare di coinvolgere questi giovani che tentiamo di far portare avanti il nostro dialetto, in modo che ci possa essere una continuazione, perché si sta perdendo questa lingua, si sta perdendo proprio perché non c'è questo ricambio, non c'è questo coinvolgimento dei giovani. Noi lo stiamo facendo e voi lo state facendo anche con queste manifestazioni che diciamo si cerca di portare avanti, che il dialetto che veramente serve. Ci sono dei paesi dove viene insegnato, diciamo, il dialetto, e noi per anni ci siamo vergognati di parlare in dialetto, cosa che sembra che ci sia un piccolo ritorno. Speriamo bene, dai. Grazie. Bravo. Grazie a lei. Bravo, Mimmo. Certo che questo ci fa pensare, perché tradizioni si sono tramandate per oltre centinaia di anni, vengono bruciate in un istante, cioè un messaggio che si manda attraverso un telefonino è velocissimo, arriva subito, ma utilizzandolo ogni giorno cambia il nostro modo di comunicare. Quindi tra 100 anni cosa rimarrà di questo periodo storico? Quindi io consiglio sempre a tutti, utilizziamo la tecnologia ma non diventiamo gli schiavi. Il messaggio sarebbe quello magari di spegnerlo per una settimana, magari dico un po' troppo, magari qualche ragazzo già mi sta maledendo, i ragazzi di oggi già mi maledicono, io mi ritengo un po' della generazione quella un po' prima che ogni tanto leggeva, non sempre ma ogni tanto. Quindi ritorniamo a leggere, ritorniamo a scrivere e tramandiamo ai nostri figli, tramandiamo alle future generazioni quello che oggi viviamo, perché è bello viverlo velocemente ma anche bello farlo rimanere e tramandarlo anche agli altri. Secondo classificato, Demetrio Latella, Umari Ravita. La lirica è composta in rime alternate con la presenza di qualche enjambement. Il linguaggio è solennemente poetico e romantico, riporta all'eterno movimento della vita nel suo ciclo di sofferenze e di rinascite. Dio incoraggia ad andare avanti perché è lui che manda l'onda nuova a rinfrescare con la sua mano aggiusta ogni cosa. L'umanità può essere certa che il sole sorge per tutti ogni mattina. Grazie. Vado subito alla declamazione e ringrazio gli eroici, chi ancora l'orecchio d'uso all'ascolto. Umare la vita. Spese dia l'argento su pomari e la nottata queta di nestiti. Guardo la luna e ci posso parlare e di sì che lei c'è un tespesetti. La luna è anche che se va da mari da più oscuro c'è il bell'onda. Se vire così bello che mi pare che sti giorno e non nottata fonda. Gli occhi di luci che fanno pensare arriva luce a mezzo agli strambotti e l'anima mia fanno un balsamare quanti colori suoi picca la notte. Tagliaria lucente la nottata in compagnia d'ombra e di pensieri e ti amaisci e non dà grata che spasoli la vita con misteri. Batte in terrina quasi per despetto, uso forse una femmina tramata poi se le tira e mi mostra netto quanto la vita si presenta male. Arriva si canianta in un momento per l'onda che rimazza su pallina, tutto sciuca e si ritira al lamento a uso posto della fornacitina. E allora sì che arrivo sgomento, la vita che non dà sta più speranza, ma quando si ho fondo lo tormento dadune che c'è Dio che ha sua abbondanza e manda un'onda nuova a rinfrescare, e camano suoi, eterne vetturi, giusto ogni cosa fate pomparare, quanto con ortorona un tuo dolore. Oh, chiste sogni signerà natura, tutto muori, resuscita e cammina,
senso dolore mestre la spantona, perché io soli brisci ogni mattina. Grazie. Demetrio Latella viene premiato dalla nostra presidentessa. Gli ultimi saranno i primi e dedichiamo il giusto spazio. Terzo classificato, Carmelo Morena, Cianando Muntubeddu, che purtroppo non è presente. Le motivazioni: il poeta guarda ciò che lo circonda, su questo riflette e agisce, cammina e contempla le rovine del passato che ancora a lui parlano e comunicano molto. Il suo sguardo è tenero e appassionato allo stesso tempo. Naturalmente gli faremo avere il premio. Si continua con il conferimento premi Nicolaos Argyropoulos per la poesia in vernacolo con Ferdinando Spanò a Lucia. Benvenuto a Montebello. Buonasera. Lucia, una rosa russa, tuo primo appuntamento, un'anima sola, un osso sentimento, un lampo rinciamenti, riviro di un momento, un tempo este terranno, un passato senti io, ora io sogno solo e tu avanza a Dio, ma non lo sospettava, perché tutto finiva? A casa sta vacante, ti cerco e non ci sei, mi restano i ricordi e poi tante per chi. È tutto destinato, c'è nasto in paradiso, onde mi vado in giro un revirato sorriso, settato in tuo divano, facciato a tuo barconi, tu mi inchivo il cuore trasendo l'opportunità. E se per caso c'era qualche pensiero umano, bastava una carizza mi torna tutto chiaro. Usciamo di mangiare, ridere, parlare, per stare tutta nita e quanto trafichiare, non ci so giù, passare. Ora tutto finivo. Io non mi rogno pace, ma io sempre dopo nio. Non c'è nulla risposta per chi il suo destino. Cangiavo tutta mia vita eppure un mio cammino. Leggisti i miei pensieri, creammo un futuro, e che ne va la vita se poi se resta oscuro? Tu era mia ricchezza, luce risplendiva, bastava un sorriso e un mio cuore si inchiva. Come un tano romanzo, fu bella la nostra storia, che ne creammo noi, ma resta in ta memoria. Ora che sogno solo e mi piglia nostalgia, la vita non vale niente che sogno senza Dio. Quanto ricordi belli in questa vita mia. Tu fusti me respiro, usciato da pacchia. Ci sono i tuoi gioielli, su capo compagnia. Tutto mi torna a mente, ma tu non sei con mia. Non rubo l'inciacola, mi fuga e mi latria. Tanto lascia sto signo in tall'anima mia. Mi resta nel ricordo. Silenzio e musceria, te parre e non rispondi, vita era vita mia, un pianto non si staglia, amore mio, Lucia. Poesia che viene dal profondo del cuore, premia Ferdinando Spanò, la nostra presidente. E vi faccio vedere gli amici che ci seguono su Merito TV, sul canale 817 del canale
del digitale terrestre. Grazie. Saverio Macri, Veninta Terra. È un invito ad ascoltare gli insegnamenti e valorizzare ciò che conta nella vita. Il padre esorta il figlio alla bellezza della natura, così fruttuosa, e lo porta ad allontanare la mente dalle cose vane e passeggere, come l'oro o la moneta. La lirica è di stampo classicheggiante nell'intensa partecipazione emotiva. Benvenuto a Montebello. Grazie, buonasera a tutti. Veneta a terra. Io ti chiamo, ma tu che non mi senti? Ti guardo e non mi vedi, figlio mio. Veneta a terra, a onda ruzzidenti. Se vuoi, mi sei davvero un sogno mio. Senti, lo vento dei miei pensieri, che l'autunno oramai sta già per finire, e sopra la terra, e sopra i sentieri, guarda i fogli che stanno per cadere. Sti fogli che tu vedi arrotolati, sono giorni di fuoco e di tormento, ricordi l'anno mio tutti passati, rondinelli che volano in tuo vento. A primavera stagi per tornare, tu vedi alberi antichi e cinesciuri, arcelli che non smettono di cantare, che esti la stagione dell'amore. Senti l'eterno canto di cicali, che mi pare un suono di violini, e campane che volano con l'ali, avanti a reto su queste colline. Vieni vicino a mia, chi sta a vita, caccia da testa tutti i pensieri, non è importante l'oro o la moneta, mia cosa che sto qua, sono tutti veri, grazie. Saverio Macri. Viene conferito il premio Nicolao Sargiropoulos per la poesia in vernacolo a Angelo Canino, Killorduru e Dupa Passiatu, e non è presente. Quanta nostalgia trapela da questa lirica, il tempo è inciso nella mente del poeta che è instaccabile e nuclea i momenti salienti del suo vissuto, così genuino e onesto. Il punto di riferimento è la casa dei nonni, che consiste in un'unica stanza, infatti scrivi tutto chissu era intra sagamara ranna, dove una volta i muri sentiano parrari, mo è abbandonata, c'è sempre citto, ma quanto apra la porta entrai tre sotto, si anto subito che l'orduro è du passato. Premi per quanto riguarda la sezione invernacolo Rosario Caratozzolo per la poesia vanno ad Antonio Buonaccorso con Viva Lucoverno. La poesia apparentemente scanzonata affronta un tema molto serio e sempre attuale, ovvero il governo e il suo funzionamento. Oscilla tra una visione positiva di benessere per tutti e uno sguardo più realistico sulle ingiustizie palesi e ruberie malcelate, a discapito del più debole. Credo, ah, ecco, perfetto. Antonio Buonaccorso. Antonino. Evviva lo governo. Evviva lo governo. E infatti è una satira tragicomica dei governi. Boom, sparavo la bomba, u benessere arrivavo, udissero ca tromba, l'Italia arrivotavo. Lu governi fretta, cose di maraviglia, ca magica bacchetta, ficino parapiglia. Si mise con crianza, tanto votavo e giravo, i piatti da velanza, niente li giustavo. E ora, con detene, l'uddu piglia vento, ospitale, scuole e treni, che vanno come vento. L'Italia è tutta a moto, ognuno ha che fare, parlano terremoto, aumentano l'affare. La fabbrica che brisce, l'artigianato avanza, lo commercio cresce, l'economia che spanza. Le terre sono zappate, grano, olio e vino, da vima tu manate, più crisi non avimo. A spisa ora è franca, a nudo vira spasso, ora adesso manca e tutto non fracasso. Le bollette scalano, la pensione avanza, le farmaci regalano, le purghe per la panza. A favola di Pinocchio ne pare una magagna, ma noi foramo l'occhio, avimo sta cuccagna. Io sono assai contento di come si comporta lo nostro Parlamento quando sparta la torta.
Co vuole chi dai sangue, con morso c'è d'interno, ognuno non sa dove anco si sente un patraterno. A voi vi pare niente sta sorta di ricchezza, un ricco è più potente, ma un povero c'ha pizza. Mai niente fu più attuale. Grazie. Antonino Bonaccorso. Franco Blefari, Udialetto Calabrisi, sempre per quanto riguarda premi per la poesia in vernacolo, Rosario Caratozzolo, lirica ben costruita in quartine di endecasillabi a rima alternata che esprime il dolore del poeta per la morte del dialetto calabrese e piange come fa un figlio con il padre sul letto di morte, un dolore profondo perché se muore una lingua muore anche la storia di un popolo. C'è la legge? E io tra l'altro volevo fare una piccola domandina. Perché poesie di fine stagione? Poesie di fine stagione fanno riferimento al libro che ha scritto, che si chiama Luce della memoria. Non solo perché è un riferimento alla vita che sta per finire, ma fa riferimento al dialetto che ormai si sta spegnendo giorno dopo giorno. Ah, bene. E tutto questo, il resto lo dico con la poesia, me lo faccio dire con la poesia. Quando penso che amore lo dialetto e nullo facinente per memori, sogno come un figlio sopra letto che c'angio padri che malati cori. O dialetto è nei nostri delicati, che dinno qual è l'uomo la sua mensa, e la nostra carta identitati, co dialetto vuol dire appartenenza. O dialetto è o passato d'ogni uomo, a lingua che il mondo contadino, cosa per cosa chiamata per nome, o cucchiatori, o un basto, o colarino, figlio di mamma latina e padre greco, di conta la vita e tutte l'antenate, un popolo guardato sempre sbieco, pandrangheta, migrazioni e povertà. Esto di un mondo chino di valori, a un d'incigna a civiltà mia, analfabeti, figlio dell'amore, che in ta paglia faceva la folia. Poro se nullo parla più dialetto, che sta lingua com'è che resta viva, se manco la cultura andava a petto e non c'è più nullo che la civa? Quando muore una lingua muore nera, ma po' dialetto non c'è nulla cura, cosa ricorda ciò figlio che era, se non è scritto in tale letteratura? Ogni volta che io parlo dialetto, senta la voce da ruga onde ne scia, un frischiotto che suona, un organetto, mamma che rostepisce in mezza via. Se vuole arriena legge da regioni, però non c'è ste nullo che la presenta. Gli si porta te scuole per lezioni, ma ogni lingua mori co qua ambente. Franco Blefari, ricordiamo che c'è il libro Luce della memoria che potete trovare presso le migliori librerie. Nelle edicole della Locride. Solo nella Locride? Sì, solo della Locride, a meno che non me lo chiedono a casa, me lo chiedono su Facebook, io glielo mando a casa allo stesso prezzo. E allora ricordiamo agli amici che ci seguono sulla televisione, è possibile richiedere il libro anche attraverso Facebook, Franco Blefari. Allora il premio, la nostra presidentessa ne consegna targhettina ricordo o più la pergamena? Posso farle un complimento? Lei è stata l'anima della serata, lei è un grande professionista. Grazie, gentilissimo, che gentilissimo. Continuiamo, Vincenzo La Grotteria,
La preghiera fa il suo signori. La lirica presenta il tono pacato e sommesso di una preghiera molto accorta a Dio. I sentimenti fluiscono rapidamente e si concludono con una precisa richiesta del poeta, cioè che il Signore illumini il cuore della sua donna e così poter vedere la luce nei suoi occhi belli. Ritira il premio. Inviamo il premio attraverso l'architetto Cutrupi. Menzione d'onore a Francesco Reitano con A mamma te ricordi. Benvenuto, ritornato in questo caso a Montebello Ionico, Francesco Reitano, mamma te ricordi. Se troviamo la poesia. Ben ritrovato, ben ritrovato. Grazie, si ricorda? Certo. 2 anni fa ho vinto il primo premio per quanto riguarda Marcianò. Sì. Buonasera a tutti. A mamma te ricordi. Quando si curca usuli a re dei monti, o primo pensiero mamma vola a tia, a chi le baci carte su pa fronti che mi davano comporte d'armonia. E quando a sera mi benedicivi, murnuta l'ura a sonui di Maria, sull'ora che si è morta vu capiscivi quanto soffristi per mo crescia mia. Mi manca la figura tua, mamma cara, e a rughicella onde mi crescia, tuo cuore mio uggina cardara. Se sogno vivo, dico grazie a Dio. Perché mi abbandonasti in questa terra regni mostruositati ed ingiustizie? E peggio d'un perno, sempre guerri, sequestri, droga e mille sprizzi. Vorrei moro subito e os profondo, non sopporto più uno staio ca. Odio marciumi che lordao sto mondo, campo di speranza e trio e l'aldilà. Faccio una vita veramente grama. Ogni giorno che passa penso a tia, aspetto con ansia o suona alla campana, chi suona morto e mi accompagna a tia. Grazie. Allora ce la possiamo andare. Ben ritrovato, grazie. Facciamo un intermezzo musicale con la nostra cantante lirica Maria Labbate in Voce e Notte di Antonio De Curtis in Arte Totò. Mi sembra pure l'orario giusto. Voce Notte. Mimmo. Mandolina Trinidad. Sposo tuo vicino, sta
sei sentito? Maria Grazie, lo dico ancora una volta, Maria L'Abate, un applauso ancora. Giuseppe Trimarchi, Calabria 4 stagioni. Non c'è. Giuseppe Sergi, Nufigliu Istaterra. Non è presente nemmeno lui, naturalmente gli faremo avere il nostro. Lucia Gaeta, Insieme a te. Le segnalazioni di merito nelle liriche invernacole. Roberta Zurzolo, Ama Calabria. Paolo Federico, Cantu Pettia. Paolo Federico non c'è, è andato via, sta soltanto volando. Arriva Paolo Federico, Paolone nostro. Nel frattempo se si prepara Maria Chiara Gattuso, Blue After, coreografia di Vittoria Maniglio che vedremo a breve. La leggerà il maestro Pino Caruso. Ha fatto una sorpresa. Canto Pettia, Canto Pettia, questa bella serata, sotto sto cielo non da sto chiari luna, mentre sta zagra che è una poesia, mentre le rosi a onda di riposi, si è addormentata tenuretto i sitapini, bianchi come latti, sonno di tua carne. Tua mamma che ti dice era regina ed io fu l'urre che ti maratai dell'occhio tuoi mentre innamorai. Pare che mi facista la maglia, non sogno poeta, ma scrivo pensieri, tu sola mi trasisti tuo cuore. Allora, prima del balletto chiamerei un attimo il sindaco, se può venire, perché c'è da consegnare il premio Città di Montebello da parte del sindaco Ugo Suraci a Paolo Lacava con Tivio, il poeta immagina di vivere con la sua amata anche all'aldilà, come ha fatto sulla terra, e descrive con semplicità i gesti e le azioni della quotidianità. L'amore è sempre più intenso e profondo, proprio come dice lui, l'amore eterno ducisce a poesia, esso è benedetto dalla presenza di Dio. Il premio viene ritirato, prego, si avvicini. Infatti mi ha fatto sapere, posso dirlo io, lui si trova nelle Marche, questo signore per ora ha problemi seri anche di salute e quindi non è potuto scendere. In un primo tempo aveva detto di sì, poi mi ha detto se lo può ritirare qualcuno per me, mi ha fatto il nome anche del signor Landrelli, quindi con piacere lo consegniamo al signor Landrelli. Grazie. Intermezzo musicale con un balletto con Maria Chiara Gattuso, coreografia di Vittoria Maniglio, Blue Effect. Oso. Thank you.
so you know this. You sound kind of rude. So maybe you didn't mean to be mean. It was mean as you do. It's how you move your mouth. Bravissima, bravissima. Ricordiamoci di questo nome, Maria Chiara Gattuso. E anche Giusy Cogliandro. Sì, venite qua ragazzi, anche Giusy Cogliandro. Giusy è andata via, vieni qua. Maria Chiara, un piccolo pensiero per te. Sicuramente tu diventerai famosa e noi ci ricorderemo di averti avuta qui a Montebello. Io volevo farlo anche all'altra, pensavo che si sarebbe fermata, non l'ho fatta all'inizio, quindi questo è un piccolo riconoscimento con un'immagine di Montebello, una targa che abbiamo fatto così, grazie a te che sei venuto. Non so se vedi anche l'altra ragazza, lo puoi consegnare tu, va bene, perché l'ho fatto per tutte e due. Grazie mille, ciao. Siamo quasi addirittura d'arrivo, io vorrei ricordare un'altra menzione a Antonio Tripodi, a Vincenzo Screti, e vorrei dirti cose come Vita mia, questa lirica è il gusto del pane buono di una volta, perché parla di luoghi e contadini genuini. Come dice lo stesso poeta, qui le idee sono state color grano e ci sono dentro anch'io, a questo odore di leccio, di graspi che si diffondono nell'aria con l'aspetto di una torcia che illumina il passato. Purtroppo Vincenzo Screti non c'è, gli faremo avere il premio. E noi continuiamo con la premiazione di liriche in lingua greco e greco-calabro. Francesco Nucera, Ti cuora mu, Gaddiciano. Il mio paese, Gallicianò. In questa poesia il Nucera propone temi ormai ricorrenti in certo filone della poesia dilettante e grecofano, come la nostalgia dei tempi passati e l'amore per la terra natia. Una poesia sanguigna e fortemente motivata, presente soprattutto nella comunità poste sulla riva sinistra della Mendolea. La lingua greco-calabra, anche se la poesia evidenzia un uso improprio della grammatica, è pur sempre una composizione che esprime profondi sentimenti in una lingua che pochi conoscono e sanno usare. Grazie di essere venuto. Buonasera a tutti. A Montebello Ionico. In greco Rumbuli Magno. Montebello, Rumbuli Magno. Apospe harapegome mesesa, o tu canno ciola imerochrono, o la punta semato de mesa, selusit in argia catacrono. Ego paleo naimmo e cimesa, metasciolica de neho pono, arte cicciola tingardia muedesa, harapegome meseto catacrono. Elate, sciolica condamu, timucanne te ciola floriti zoi, gligora mu petroni apanu, cestroneggi mu ecchete coni, ziete, zieteti, iata sananu, iati podi cundro e nel zoi. Ora ve la traduco. Apospe carategome mesesa, stasera mi diverto con voi. O tu canno ciola simero crono, così farò pure l'anno prossimo. Ora tunda semata e mesa, tutte queste persone tra noi, celusi in ardia catacrono, vogliono la festa ogni anno. Metasciolica, ego paleo naimmo e cimesa,
metà sciolica de neco cono. Io vecchio sia in mezzo a loro. Con i giovani non mi lagno. Arte ticciola t'ingardia muedese, ora che pure il cuore, che al cuore si sono legati, carapè come maceto catacono, mi divertirò con loro ogni anno. Elate, elate sciolica con damo, venite, venite, giovani, vicino a me, ti mucanne tacciola floriti gioì, che mi ringiovanite pure la vita. Grigoramo, bettoni, apano, presto mi si rinvigorisce sovrana, c'è soneddi muerche defonì, e melodiosa mi ritorna la voce. Ziete, zieteti, viata sananu, vivete, vivetela alla grande, ya tipo di cundro e nel gioì, perché troppo corta è la vita. Grazie per essere venuto a Montebello, speriamo di ritrovarvi anche il prossimo anno. Io ho 91 anni, finisco il 26 dicembre, 91 anni. L'auguro di ritrovarci il prossimo anno. Però penso di poter ritornare ancora molti anni. Grazie, grazie. Questa è la targa. È un premio in denaro per la poesia. Francesco Nucera, un applauso ancora, bello forte, bello forte. Con l'augurio di trovarlo il prossimo anno e con l'augurio a tutti voi di arrivare anche noi ai 91 anni del signor Francesco. E non è un ragazzino, diciamo, eppure ecco, ha questo spirito da ragazzino, veramente, perché lui cammina tanto, viaggia tanto, si muove tanto e quindi questo lo tiene giovane. Quindi questo è un modello di vita che bisognerebbe imitare. Movimento e sempre essere curiosi, sempre interessati a qualcosa, altrimenti si diventa vecchi a 20 anni, va bene? Non vi alzate mai dalla tavola a buffarvi, ma sempre con fame. E non mangiate 3 volte al giorno, anche 20, 30, trovate, non so, la frutta, una qualche cosa, un dolce, mangiatelo, l'organismo non soffrirà, basta tutto. Se voi comprate una macchina e la caricate, la fate dopo 2 anni e non potete. E così è il nostro organismo. Quindi cercate di poter vivere più a lungo possibile. Consigli ben accetti per l'elisir di lunga vita. Domuti incari, dammi la gioia, di Gianfranco Daguì. Fate molto uso di pappa reale, la pappa reale è l'elisir di lunga vita. Grazie, grazie. Siccome non sono presenti i vincitori, c'era la vincitrice della poesia greca, e 2 vincitori della Greco Calabro non sono presenti, quindi questo gli dovremmo far pervenire i premi. Allora noi andiamo a premiare 2 della narrativa che non erano presenti all'inizio perché forse pensavano che sarebbe stata dopo la premiazione, invece noi l'abbiamo dovuto anticipare questa sera per problemi di salute di un partecipante. Quindi Gabriele Piccolo, Giuseppe Piccolo possono anche avvicinarsi e prendere i premi che hanno ricevuto, prego. Giuseppe Piccolo,
Eh sì, è grande, piccolo ma grande. Noi avevamo chiamato un po' prima la tempistica per arrivare. Ci è voluto un po' più di tempo. Bisogna anche trovare, andare per passare prima dalla fidanzata e poi arrivare al paesello. È giusto, ci sta, si cerca di coniugare un po' tutto. Come si fa a coniugare la narrativa, essere così giovani e non essere presi in giro dagli amici? Dice, ti diretti la narrativa? Si utilizzano anche i media di oggi, i telefonini per mandare... Le note, spesse volte quello è diventato il nuovo taccuino. Appena hai un'idea, di getto la butti là, e quindi lo smartphone torna utile oggi. Ecco come coniugare un po' le novità, le tecnologie con qualcosa di che rimane sempre nel tempo. Però una frase ben scritta anche sul telefonino fa la sua porca figura. Sempre bene, sempre bene. Bene, allora i premi, premi alla Presidente Evoli. Secondo classificato per la narrativa, che okay, ogni anno sempre ha un'ottima classificazione, se non è primo e secondo, comunque ormai siamo abituati. E qua c'è la targa e c'è anche la pergamena, va bene? Mentre il fratello ha preso il premio Caratozzolo. Bravo! Ci scusiamo con gli amici che ci seguono su Merito TV, canale 817 digitale terrestre. Abbiamo fatto un testa coda, un coda testa, infatti i ragazzi non erano pervenuti prima quando l'avevamo chiamati durante la premiazione, sono arrivati in ritardo, però ben vengano due giovani che si dilettano a scrivere e che tramanderanno ai posteri i loro scritti. Siamo quasi arrivati alla fine, quindi io ricordavo Gianfranco Daguì non c'è, che è il secondo classificato per quanto riguarda le liriche in lingua greco-calabra. Premio alla carriera l'abbiamo già dato. Quindi siamo proprio alla fine. E allora, prima dei saluti, vorrei invitare Maria Labate e... E Adele, chiedo scusa Adele, alcune volte capita, fine serata. E allora, siamo alla fine, con l'augurio di ritrovarvi il prossimo anno alla 12ª edizione del nostro premio Nicolaos Argyropoulos della città di Montebello. Io ringrazio sia il sindaco che tutte le altre cariche istituzionali che sono state presenti questa sera, la nostra presidente che sempre dona quasi tutto il suo tempo, oltre a quello dedicato alla professione che fa, quella di insegnante nella scuola, a questo premio, e naturalmente un applauso va proprio fatto a lei che tira un sospiro di sollievo, è andato tutto bene. Non ci state ascoltando? No, stavo ascoltando, stavo salutando veramente l'architetto Cutrupi che se ne stava andando, però dico che ormai siamo arrivati alla fine di questa serata che è stata abbastanza lunga e ora dovremmo sentire il duetto conclusivo di Maria Labate. E c'è qualcosa, qualche cambio di programma? Ma il duetto non lo fate? Allora, per quelle poche persone che sono rimaste, perché vedo che molte se ne sono andate, effettivamente abbiamo iniziato con un'ora di ritardo, ma non per colpa nostra, ma per ritardi, perché aspettavamo il parroco e il coso per l'inaugurazione, quindi non è dipeso da noi, anzi noi avevamo messo l'orario alle 7 proprio per evitare di arrivare a mezzanotte e più. Purtroppo in un modo o nell'altro ogni anno mi fanno arrivare alle 8, mi fanno cominciare alle 8. Va bene, allora ecco, grazie a tutti per la partecipazione, mi auguro che vi siate divertiti, che sia piaciuta, che sia stata una serata un po' diversa anche in questa cornice un po' particolare, un po' antica, va bene?
e speriamo di rivederci il prossimo anno. Grazie a tutti e grazie anche ovviamente a Enzo, che è veramente un professionista, avrebbe potuto fare questo lavoro, non l'ha fatto perché lui ha mille possibilità, perché è poliedrico proprio, però questo veramente è eccezionale come presentatore. Grazie Enzo. Grazie a tutti voi. Un saluto da Enzo Malacrino, naturalmente l'associazione Nicolao Argyropoulos, che vi dà l'appuntamento al prossimo anno con la 12ª edizione. E in particolar modo ringraziamo per la pittura e la grafica il professore Antonio Palmenta, e vorremmo dare un piccolo riconoscimento al professor Palmenta. Veramente spero di poter essere presente negli anni futuri, anche se io molti anni addietro sono stato qui in questo stupendo paese per allestire, anzi per realizzare a Reggio Calabria il grande presepe che avete qui nella Chiesa Madre, circa 4 metri per 5, che ogni anno rinnovate. Io sono stato l'autore che ha scolpito in blocchi di polistirolo, realizzando anche l'impianto luminoso con la scenografia, tutto il presepe. Pensiero per la sua disponibilità. Grazie. Essere qua dopo tanti anni mi fa molto piacere, e auguro che possiate riprendere anche la pittura estemporanea, quel famoso concorso in cui anni addietro avete iniziato. Nella circostanza io ero anche in commissione. Grazie al maestro professore Antonio Palmenta. Buonanotte a tutti, grazie di averci seguito. Noi chiudiamo con due spettacolari musiche, Maria Labate e Adele Misitano, e abbiamo prima Adele Misitano con un pezzo particolare, Ave Maria, non quella di Schubert ma di Lorenc, che è un musicista polacco. Qualcuno mi dice di fare un saluto particolare al sindaco, che è arrivato in ritardo ma è rimasto fino alla fine. Non è da tutti i politici rimanere fino alla fine. Grazie a tutti voi, un applauso a tutti voi che siete stati dall'inizio alla fine concerti e attenti. Grazie.